Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, per me da stamattina Elsa Fornero, ministro del lavoro, è ufficialmente la divina. Le foto che adesso vedrete sono di Greta Garbo, la divina degli anni 30. Greta Garbo, grande attrice di cinema e grande icona, straordinario personaggio vivo nella nostra immaginazione, nel nostro ricordo, nel nostro desiderio. Nel 30 fece un film che si chiamava Anna Christie e i giornali lo accolsero col titolo Garbo Talks, la Garbo parla, perché si passava dal cinema muto al cinema sonoro. Susanna Camusso invece è ancora ferma al cinema muto, come d'altra parte anche Eugenio Scalfari. Susanna Camusso è il capo della CGIL, che ha dato un'intervista, secondo me, civilmente incredibile, cioè incredibile dal punto di vista civile, nella quale diceva, oh che cosa arrogante, un ministro che parla con i lavoratori, non deve andare assolutamente, è stato un errore invitarla. Invece la Fornero è stata regolarmente invitata, anzi con una petizione, con una lettera di invito firmata da 1000 persone, e non ha esitato un istante ad accettare il confronto con gli operai metalmeccanici organizzati dalla FIOM, appunto alla Alenia. Il confronto è andato benissimo, lei ha parlato naturalmente perché doveva raccontare com'è secondo lei la visione futura del lavoro, del mercato del lavoro. Il lavoro non è una merce, dicono i vescovi, lo so, ma è un bene che si scambia sul mercato contro il salario, quindi è una cosa simile a una merce. Deve essere rispettato, deve essere trattato con dignità, lo so benissimo, certo che deve essere rispettato e trattato con dignità, ma deve soprattutto essere creato, ce ne deve essere tanto per tutti e il più qualificato possibile. Nel suo piccolo la Fornero, che è una borghese di sinistra, non è una cattivona al servizio dell'imperialismo finanziario, del fascismo finanziario, come lo chiama Tremonti. È una borghese di sinistra, ha cercato con questo governo, sulla scorta di tutta una cultura riformista che è vecchia e che appartiene a tutte e due le grandi correnti, quella conservatrice e quella liberale della politica italiana, ha cercato di fare il possibile, avrà fatto anche degli errori, la Confindustria si è arrabbiata, i sindacati si sono arrabbiati, ma insomma la cosa importante è che ha detto io vado a parlare di quello che ho fatto con la gente. Monti dovrebbe andare a parlare con la gente, come ministro del tesoro, dell'economia e della finanza, dovrebbe andare a parlare con gli imprenditori insieme con Passera. La Severino dovrebbe andare, e in parte l'ha fatto, nelle carceri, tra i magistrati, a spiegare, a capire, a chiedere consiglio. I governi non sono necessariamente una protesi della pubblica amministrazione. Anche quelli tecnici hanno un'anima politica e allora viva la faccia della divina Fornero che parla, poi ascolta, sente le obiezioni, mette in scacco tutti i tentativi che c'erano pure stati di contestazione magari violenta, introduce un elemento di ragionevolezza, di salute psicologica e politica e culturale, dentro un metodo di discussione un po' penoso. Fornero talks, Fornero parla, Fornero ascolta, Fornero prende appunti, Fornero è interrotta, questo è successo stamattina alla Alenia, da obiezioni anche cattive, e poi c'è il cartello di protesta, e poi c'è naturalmente il refrattario, ma soprattutto alla fine prende dei magnifici applausi, degli applausi di cortesia, di una FIOM che meriterebbe per il solo fatto di avere invitato la Fornero e di avere dato questa prova di civiltà, al contrario della Camusso, di essere reintegrata nelle fabbriche dalle quali si è fatta cacciare per errori gravi di guida sindacale dei suoi iscritti e per la sconfitta che ha subito nei referendum. Insomma, non so se l'avete capito, a me la Fornero piace. Buonasera, domani. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.